Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tuo caro figlio nelle tue braccia, per chiederti con gli spiriti più ardenti, in questo mese a te consacrato, la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi come figlio tuo a vivere in esso, perché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, ti affido a ciò che guidi i miei passi nel regno del volere divino, stretto la tua mano materna, guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dalle mie sue. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ottava meditazione, la Regina del Cielo, nel regno della Divina Volontà, ebbe il mandato dal suo Creatore di mettere in salvo le sorti dell'umano genere. Figlia mia carissima, sappi che ti amo assai, fidati della mamma tua e sii sicura che ti porterai vittoria sulla tua volontà. Se tu mi sarai fedele, io prenderò tutto l'impegno su di te, ti farò da vera mamma, perciò ascolta ciò che feci per te presso l'Altissimo. Io non facevo altro che portarmi sulle ginocchia del mio Padre Celeste. Io ero piccina, non nata ancora, ma il volere divino, di cui io ne possedevo la vita, mi rendeva accessibili le mie visite al mio Creatore. Per me tutte le porte, le vie, tutte erano aperte, né io avevo timore e paura di loro. La sola volontà umana mette paura, timore, sfiducia e mette lontano la povera creatura da colui che tanto l'ama e che vuole essere circondato dai suoi figli. Sicché se la creatura ha paura e teme e non sa stare come da figlia a padre con il suo creatore, è segno che la divina volontà non regna in lei. E perciò sono queste creature le torturate, le martiri della volontà umana. Perciò non fare mai la tua volontà. Non voler torturarti e martirizzarti da te stessa, che è il più orribile dei martiri, senza sostegno e senza forza. Quindi ascoltami. Io mi portavo nelle braccia della divinità, molto più che mi aspettavano e facevano festa per vedermi. Mi amavano tanto che al mio apparire versavano altri mari d'amore e di santità nell'anima mia. Non mi ricordo mai di essermi partita da loro senza che non mi aggiungessero altri doni sorprendenti. Onde mentre stavo nelle loro braccia, io pregavo con umano genere e molte volte con lacrime e sospiri piangevo per te, figlia mia, e per tutti. Piangevo per la tua volontà ribelle, per la tua triste sorte di vederti messa nella schiavitù di essa che ti rendeva infelice. Vedere infelice la figlia mia mi faceva versare lacrime amare fino a bagnare le mani del mio celeste padre con il mio pianto. E la divinità intenerita dal mio pianto continuò a dirmi: figlia nostra diletta, il tuo amore ci lega, le tue lacrime smorzano il fuoco della divina giustizia, le tue preghiere ci tirano verso le creature che non sappiamo esistere, perciò diamo a te il mandato di mettere in salvo le sorti del genere umano. Tu sarai la nostra mandataria in mezzo a loro, a te affidiamo le loro anime, tu difenderai i nostri diritti, lesi per le loro colpe, starai in mezzo tra loro e noi per aggiustare le partite di ambo le parti.
Sentiamo in te la forza invincibile della nostra volontà divina, che per mezzo tuo prega e piange. Chi ti può resistere? Le tue preghiere sono comandi, le tue lacrime imperano sul nostro essere divino. Perciò avanti nella tua impresa. Ora, figlia mia carissima, il mio piccolo cuore si sentiva consumare d'amore ai modi amorevoli del parlare divino, e con tutto amore accettai il loro mandato per dirle: Maestà Altissima, sono qui fra le vostre braccia. Disponete di me ciò che volete. Io ci metterò anche la vita, e se avessi tante vite per quante creature ci sono, io le metterei a disposizione delle vostre, per portarle tutte salve nelle vostre braccia materne. E senza sapere allora che io dovevo essere la madre del Verbo Divino, io sentivo in me la doppia maternità. Maternità per Dio, per difendere i suoi giusti diritti, e maternità per le creature, per metterle in salvo. Mi sentivo madre di tutti, il volere divino che regnava in me, che non sa fare opere isolate, mi portava in me Dio e tutte le creature di tutti i secoli. Nel mio materno cuore sentivo il mio Dio offeso, che voleva essere soddisfatto, e sentivo le creature sotto l'impero della giustizia divina. Oh, quante lacrime versai! Volevo far scendere le lacrime mie in ogni cuore per far sentire a tutti la mia maternità tutta d'amore. Piansi per te e per tutti, figlia mia. Perciò, ascoltami. Abbi pietà del mio pianto, prendi le mie lacrime per smorzare le tue passioni e per fare che la tua volontà perda la vita. Dè, accetta il mio mandato, cioè che tu faccia sempre la volontà del tuo creatore. Siano lodati Gesù e Maria. Bene, ripercorriamo come sempre alcuni stralci, alcuni passaggi di questa nuova splendida meditazione. Noi sappiamo che Luisa ci ha tramandato il fatto che queste parole sono state dettate dalla Madonna. Quindi, per chi ci crede, gli esegeti oggi le chiamano l'ipsissima verba, quindi le stessissime parole, dove c'è tutto, quindi il cuore della Divina Maria e anche tutta quanta la profonda sapienza e verità di esse. Allora, qui vediamo anzitutto la Madonna avente per la sua unione con il volere divino, di cui, dice lei stessa, possedeva la vita, aperte tutte le porte di accesso al creatore. Tutte. Per me tutte le porte, le mie, tutte erano aperte, né io avevo timore nuovo di loro. Ecco, questo si va al primo elemento di meditazione, che è questo. Con quanta facilità io mi metto in contatto con Dio? In quali momenti? Perché tanto maggiore è la familiarità, diciamo, la facilità con cui si entra in contatto con Dio in qualunque momento, tanto maggiore è il tasso della nostra unione al divino volere, quanto maggiore sono le difficoltà che facciamo a connetterci con Dio, e tanto maggiore è la nostra lontananza dalla vita del divino volere. Ancora, dice una lezione magistrale della Madonna, io ricordo benissimo, una delle cose che la prima volta che la lessi mi colpì profondamente, perché la vidi profondamente vera in me e in molte anime. Ed è questo: la sola volontà umana mette paura, timore e sfiducia, e mette lontana la povera creatura da colui che tanto ama. Lontananza, no? Quando sentiamo Dio lontano, non ci sentiamo lontani da Dio. Cioè, noi dovremmo imparare, dobbiamo pregare lo Spirito Santo, d'accordo? Perché, come ho detto anche all'ultimo, la Santa di giovedì, le meditazioni servono a metterci nella sincera e serena verità di noi stessi,
non sono un j'accuse, un atto di puntare il dito da parte di Dio, è un aiutarti a prendere coscienza di quello che c'è, in vista chiaramente della conversione, del miglioramento, della santificazione, e non lasciarsi lavorare in questo modo da Dio è colpa, è grossa. Abbiamo visto la Madonna l'ultima parte, perché la Madonna piange, perché noi, tra virgolette, costringiamo Dio a vederci infelici, perché il problema è qui, ci sono due vie, non ce ne sono altre. O tu vivi come te pare e di volontà umana, o tu vivi di volontà divina. Se vivi di volontà umana sei infelice, se vivi di volontà divina sei felice. Ma Dio ti ha creato perché tu fossi felice e vuole vederti felice. E non vederti felice è causa di dolore per l'Altissimo, è causa di pianto per l'amore. Punto. Non è solo soltanto affari tuoi, perché il suicidio è una cosa gravissima, per esempio. Tu sei fuori di testa. Cioè noi non possiamo togliere a Dio il diritto di vedersi glorificato nella sua creatura, cioè di gioire per la sua gioia, perché Dio ha pensato alla tua anima da tutta l'eternità, non perché tu abbia una vita da straccione, da miserabile, da pezzente, da disperato, tu abbia una vita stupenda, qui e dopo, anche qui nonostante il peccato originale. Certo, le cose vanno molto peggio qui, ma non fa niente, perché la vita della Madonna è stata una vita stupenda, ma diciamo, non c'era il peccato originale, la vita di un sacco di santi è stata una vita stupenda, la vita di lui è stata una vita stupenda, la vita di Dio è stata una vita stupenda, se uno ci entra. Allora, paura, timore, sfiducia e lontananza. Così campa un'anima schiava della volontà umana. Che cosa dice? Se la creatura ha paura e teme, vedete proprio la maternità di Maria, no? Dice, tu c'hai paura e temi? Paura di qualunque cosa? Paura di Dio, paura dei tuoi giudizi, paura del prossimo, paura del giudizio, di quello che ti pare. Paura è passione che non abita nel cuore di un amico di Dio. Non c'è più paura di niente, di nessuno. Non c'è. Non c'è sta. Se ci sta, unitamente a, e se non sta a stare come da figli a padre col suo creatore, quindi in intimità serena, non in intimità grossolana, presuntuosa, come quelli che si mettono a trattare con Dio come gli amiconi che fanno le stupidaggini, non mi sento tante volte, capito? Che siccome Dio è mio amico, io entro in chiesa, chiacchiero, faccio quello che mi pare, non mi confronto, faccio questo non essere amico, questo essere un sacrilego, d'accordo, un profanatore, è uno che si è fatto un'idea distorta di Dio. Quindi fermo restando la dovuta riverenza e adorazione per trattare con lui con Dio, come con Dio, però c'è al tempo stesso un'intimità profondissima. Se questo non c'è, tu sei sotto la volontà umana, ad espressione della Madonna, queste mi sono rimaste impresse. E perciò sono queste creature, le torturate, stanno sotto tortura perpetua. Guardate, sto cos'è la tortura? A cercare su internet, andate a vedere, a leggere un po' di martirologi romani, quando ti mettevano sull'Eculeo, per esempio, l'Eculeo era un cavalletto dove tu eri legato con le corde, mani e piedi, e poi c'era una manovella che cruc, 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 piano piano, no? Ci potevi stare anche una settimana sull'Eculeo, perché non è che ti ammazza, cioè ti strappa tutto lo strappabile piano piano, perché poi tic, tic. Guardate che le anime che campano di volontà umana campano così, sono martirizzanti, perpetuo. Il problema è che mentre un martire per l'amore del Signore se ne va dritto in paradiso, un martire della volontà umana soffre questo e poi se ne va all'inferno. Prosegue in maniera più raffinata, comincia qui e prosegue dopo. Non è detto che ci vada, ma rischia brutto. Ah, in ogni caso, se fa un altro bel po' di stendicino nel purgatorio, 100%, se la volontà umana non arriva ad essere così imperante al punto da commettere peccati mortali, perché non è detto che arrivi a questo punto, ma te saluto, mia madre diceva te saluto soffia, si dice così al tuo purgatorio che ti devi fare, una montagna, una cadenza, anime torturate, guardate, le martiri della volontà umana, pessimo titolo di martirio, martiri della volontà umana, no, guardate, cioè noi siamo autotorturatori di noi stessi. Io mi ricordo quando leggevo queste cose, i viaggi retrospettivi
Ma cosa gli dico? Ma guarda un po', ma guarda, ma guarda. E dopo uno comincia a dire delle cose in chiesa non si possono dire, che tu sei proprio un cittadino onorario dell'isola di Feita, proprio residente in pianta stabile, no? La moda dice, perciò non fare mai la tua volontà, ma devi fare. Ma non perché non devo fare la mia volontà, no, adesso non devo fare la mia volontà, adesso vado a fare la volontà di Dio, che fatica, che tormento. Non fare mai la tua volontà per non torturarti e martirizzarti da te stesso, da te stesso. Da te stesso. Le anime che fanno la volontà umana, da un lato ti fanno una pena, e io ti fanno una pena incredibile, perché tu le dici, ma tu guarda questo, no? Dall'altro però, specialmente quando ci avremo la possibilità di fare altro, a volte ti fanno pure venire nervi, perché fino a quando, capite, uno fa la volontà umana perché sta nelle tenebre della cecità e dell'ignoranza, ti fa tanta pena. D'accordo? Per questo che la Chiesa, mossa da carità, annuncia il Vangelo, perché chi non sta nel Vangelo sicuramente la volontà di Dio non la fa, proprio su questo è proprio matematico. Già molti che stanno nel Vangelo, cioè il 99% continuano a fare la volontà propria, figuriamoci che il Vangelo non c'è proprio, capite? Non c'è proprio nessuna chance, quindi intanto questo è un passaggio necessario, e quindi la Chiesa si muove, parte, manda i missionari con questo o quell'altro, versa il sangue dei martiri. Però, quando una persona è in condizione di fare altro e non lo fa, qui cominciano ad esserci dei problemi. Dei problemi anche nei confronti, anche come dire, per quanto riguarda l'operazione dei tantissimi. E anche per quanto riguarda cosa fa la Madonna quando un'anima resiste? Piange. Mica la mena, mica soffre. Ma non la può più orientare, cioè c'è un limite, perché la nostra volontà umana è veramente un limite invalicabile, non è invalicabile da un punto di vista oggettivo. Se Dio volesse sfondare la porta, lo farebbe subito, d'accordo? Non ci mette niente a farlo, ma non lo farà mai. Mai. L'onnipotenza di Dio può fare tutto, meno che il male, no? Ecco, violentare la volontà umana è un male, quindi Dio non lo farà mai. Ricordate sempre la frase bellissima di Gesù, che erano gli scritti, non dimenticate mai, Io posso tutto ciò che voglio, ma non voglio tutto ciò che posso. Ricordate, ricordate bene, al contrario non è la bestemmia, sì, ricordate bene, Io posso tutto ciò che voglio, ma non voglio tutto ciò che posso. Cioè, io voglio tutto ciò che posso, non è così. Perché vorrebbe dire che l'onnipotenza di Dio sarebbe tutto volontà di Dio. Martiri della volontà umana. Ti torturi e ti martirizzi da te stesso. Attenzione, che è il più orribile dei martiri. Poi c'è la tentazione di continuare la meditazione, in cui vedo che stamattina non ho manco ancora letto il martirologio. Di prendere l'elenco del martirologio romano, andare a vedere che tormenti che hanno fatto. A chi gli hanno aperto la budella, gli hanno aperto la pancia, i coltelli, gli hanno tirato fuori il fegato, l'interiora, poi gli hanno messo il sale sopra e poi hanno fatto stare una settimana con finto in croce. Guardate, se vedete, se leggete il martirologio del 62, quando ancora non si aveva paura di essere un po' crudi, d'accordo? Perché purtroppo la storia dei martiri è come la passione di nostro Signore. Se fai la passione di nostro Signore che fa il film, vedi che diventi un graffietto qua, un graffietto qui, quello non è la passione, cioè io capisco che non offende la sensibilità comunque, quella non è la passione del Signore, quella è una barzelletta, quella è quasi una parodia. La passione del Signore è stata peggio della passione di Gibson, molto peggio. Ecco, allora il martirologio, se tu racconti le vite di martiri, cioè, a tu devi raccontare, a un'altra, ieri, hanno preso una ragazzina, così gli hanno... prima gli hanno tagliato le mammelle in sozzo che però hanno chiuso dentro un buco in fiume infuocato, l'hanno fatta morire dentro un buco di punto infuocato, a rovettare. Ha detto un altro, l'hanno preso l'altro giorno, l'hanno preso, l'anno prima gli hanno tolto, l'hanno frustato, flagellato, vedi che l'hanno chiuso dentro un barile con dentro i serpenti e buttato a mare. Quindi è morto, è mozzicato dai serpenti, poi
dice, sai che bella roba, e buttato la nardi, li mettiamo dentro gli scorpioni. Ma guardate, c'è stata una fantasia, cioè se uno se lo legge tutto quanto, c'è stata una tale fantasia, io dico sempre scherzando, che i cultori dei film mondo, no? Se vogliono dare qualche fonte di ispirazione, se comprassero Martin Luther 62 voglia a film mondo, guardate, le vedete tutti coloro. A chi gli hanno strappato le unghie, i denti, di tutto, non c'è stato ogni tanto la mattina dice, ma che altro c'è oggi? Se un giorno è tranquillo, sai, cioè, questo l'hanno semplicemente flagellato e gli hanno tagliato la testa, cioè meno male, a questo gli è andato bene, per dire, no? E il più orribile dei martiri, cioè tu leggi tutte queste cose, ma questo è niente, questi orrori qui, è niente, in confronto al martire della volontà umana, zero. Allora, sapete come dice il mio caro amico Frappio, no? Dice, qua sta scritto così, d'accordo? Uno liberissimo di dire, queste sono favole inventate da una mente schizofrenica. Pensi questo? Libero cittadino, tranquillo. Fino a quando la Chiesa non dovesse dire altro, tranquillo. Poi se la Chiesa dirà altro, tranquillo, ma fuori della comunione con la Chiesa, d'accordo? Fino per adesso, però tranquillo. Però capite, cioè noi dobbiamo essere sempre, se questo non è una favola di una mente contorta di una povera ignorante che c'era la prima elementare, perché questo era chi l'ha scritto, d'accordo? E che miracolo che sapeva scrivere, che scrive sempre ma però, che non si dice di stanno cose di degli scritti, no? Ma però è una cosa di me che gli scritti, no? Bisogna sempre leggere quello dicendo ma però, perché lui si spiega così, quindi per fedeltà, ecco, bisogna dire ma però, il più orribile dei martiri. E attenzione, senza sostegno e senza forza, altro non c'è più significa. Il martire, quando passa tutte quelle cose, ha una forza sovrumana, perché c'è Gesù che sta combattendo con lui e per lui. Noi diciamo, come ha fatto questa via? Ed effettivamente se tu resti, come ha fatto via queste cose, è impossibile che sopporti queste cose. Ma Gesù è con lui, il martire non è solo, anche se umanamente è solo, perché Dio combatte in lui e per lui. Il martire della volontà umana soffre di più di quelli e completamente da solo, quel senso di solitudine profonda, perché Dio non ti dà nessun sostegno per aiutarti nel martire della volontà umana, non te lo dà, non perché è cattivo, perché vuole farti capire, vuoi continuare così, vai avanti così, vai. Eppure guardate la tragedia, mi parlo da prete. Io veramente quando vado in giro adesso, anche cioè, vedendo tante cose, non ci posso pensare più. Perché veramente ti cominci a prendere, capisci un po', un dolore, insomma, con quella condivisione, quel dolore di Dio, della condivisione, tu vedi degli esemplari che basta uno che uno vada in giro, no? Che viene in continuazione, dici, Signore mio, tu pensa a questi come campi. E questo è la quasi totalità del pianeta Terra. Però ripeto, la quasi totalità del pianeta Terra è, come dire, più degna di compassione invece di chi in qualche modo entra in contatto potrebbe avere altro. E per gli oscuri misteri, insomma, della volontà umana strana, io ho conosciuto purtroppo tante persone, insomma, che vabbè. Allora, andiamo avanti. Qui ci stanno le esperienze stupende di Maria Santissima, che ogni volta che andava nelle mani di Dio non tornava da lì senza grazie nuove. E così ricordiamo sempre che ogni volta che noi entriamo in dialogo, in preghiera, in un rapporto intimo con il Signore, questo è sicurissimo, questo lo insegna la Chiesa, questo qui, stai certo che non esci da lì senza qualche grazia nuova. Così come San Tommaso insegna, ogni preghiera che facciamo, fosse anche un'Ave Maria, c'è una grazia nuova che il Signore ti fa per quell'Ave Maria, sempre. Tutto sta come sempre che sapete, se abbiamo i secchi bucati, a voglia mette acqua, no? Ecco, purtroppo c'è sempre questo purtroppo. Non so quale, se in qualche colloquio, in qualche catechesi, giorni scorsi, questo è un problema grosso della gente che ha la fissa della magia, cioè
c'è qualcuno che mi deve risolvere i problemi, senza che faccia niente. Questo chiaramente si proietta tutto nell'Altissimo e poi nei suoi strumenti. Io poi cito sempre le famose mail o telefonate, non me ne va dritta una, ho bisogno di qualcuno che mi dà una bella benedizione, d'accordo? E io dico sempre che le benedizioni si danno a tutti, si danno, io le do a tutti, io ci credo nelle benedizioni, capito? Ma dopo tu vai a, come dire, a aprire un po' le porte, allora preghi, vai in chiesa, dice no, 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 io poi alcuni peccati li lascio, no, non li lascio. E tu pensi che con la benedizione ti posso benedire fino al giorno del giudizio, ma ti posso andare la mattina e la sera con le mani in testa, ma le posso pintare tutti i colori del mondo, capito? Capito? Se tu fai così, non c'è niente da fare, niente da fare, niente, te fa niente e niente, perché i sacramenti non funzionano, se ti confessi non sei pentito, non funziona, te fai la comunione per il sacramento, se ti una benedizione ti fa, è aria fresca, d'accordo? Niente e niente non te fa, perché le benedizioni possono essere anche a chi non sta in grazia, ma ti fa quasi niente. Non esiste la soluzione dei problemi magici, vogliamo che qualcuno, oppure trovo un super padre spirituale, trovo il carismatico che non esistono queste cose qui, non esistono, non ci sono mai state, non ci saranno mai, perché questa è la contraddizione proprio diretta della struttura ontologica dell'uomo, l'uomo è fatto in un certo modo, Dio tratta l'uomo da uomo. Come dice Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza rete non ti salva senza rete, non lo fa, non lo farà mai. Allora, poi passa, dice, mentre stavo nel loro braccio, pregavo con umane genere e molte volte con lacrime e sospiri, qui dobbiamo dirci, ha detto per noi, piangevo per te, figlia mia, piangevo per te, Leonardo, piangevo per te, Paolo, piangevo per te, Lucetta, piangevo per te, Rita, eccetera. Dobbiamo sentirlo personalizzato. Per te. E per cosa? Per la tua volontà ribelle, speriamo di non averla adesso, sicuramente ce l'abbiamo avuta. Attenzione, per la tua triste sorte di vederti messa nella schiavitù di essa. Tu ti sei messo nella schiavitù della tua volontà e per questo sei felice di ti rendere felice. Capite? Noi non abbiamo il diritto di essere infelici. Capito? Non abbiamo il diritto di essere infelici, perché vedere infelice la figlia mia mi faceva versare lacrime fino a bagnare le mani, non mi faceva sapere quello che ho fatto. Dire quando tu muori, Dio ti farà vedere, guarda le lacrime che hai causato a mia mano, guardale. Ma io non ho fatto niente, non ho fatto niente. Alla vita infelice non hai fatto niente, avresti voluto fare altro, non ho fatto niente. Tu hai fatto piangere mia madre, oltre che dispensare le mie grazie. Piangevo giorno e notte pensando a te, pregando per te, e tu non hai voluto. Non hai voluto, non è che non hai voluto, noi possiamo, non hai voluto. Attenzione, attenzione, e per noi, la frase di prima, noi non siamo onnipotenti, noi non siamo onnipotenti, giusto? Non siamo onnipotenti, ma noi se vogliamo qualcosa veramente, veramente, certamente con l'aiuto della grazia, come mettere questa postilla, quella cosa accade. Se una cosa non accade perché tu non la vuoi, non cambia, non solo io sto lo dico, mo tra tre giorni sono 14 anni di sacerdozio, quindi mano a mano aumentano i giorni, gli anni, le esperienze, alcune cose cominciano proprio ad essere proprio di una chiarezza, poi quando c'è la chiarezza confortata da anni e anni di esperienze personali e di riflesso, te frega, non c'è la cosa tirata da testa nessuno. Quando una persona non cambia perché non vuole, sono tutte quante scuse, quando un uomo vuole qualcosa, quella cosa la persegue, così come dice, ma io non posso venire al pellegrinaggio, non te ne importa quel pellegrinaggio della stupidaggine, ma se tu vai al pellegrinaggio, ma tu vai a fare i debiti in banca, la gente va a fare i debiti in banca per comprarsi la Ferrari, se ti debitate 100 milioni di euro, adesso è una cifra, 100 mila, non 100 milioni, e tu non trovi 100 euro per una pellegrinaggio, se proprio ci tieni, no? Cioè se tu le tieni una cosa importante, dici, ma io, se ci passa, non so, ti voglio spendere per questo, distingui l'abbonamento a Sky e vai al pellegrinaggio, che problema ci vuole? 50 euro al mese d'affitto, tutto un mese è bello che è entrato, per dire, no? Cioè, quando c'è, adesso sto facendo tutti gli altri esempi sciocchi, però se una cosa uno la vuole,
90 volte su 100, facciamo così, diamo un margine, ma quella cosa non la fa. E se non la fai, perché non la vuoi? E guardate che il fondamento della dannazione, tutti quelli che dominano l'inferno, misericordia, ma che te misericordia? All'inferno ci va chi non ha voluto essere salvato da Dio, solo quelli, e ci vanno come? Chi non ha voluto, Dio gli dirà, tu non hai voluto. E questa coscienza, non aver voluto, torturerà i dannati per tutta l'eternità, perché pure Satana lo sa benissimo che è condannato a quella vita di inferno che vive, per colpa sua, solo per colpa sua. Noi in questo mondo ci facciamo tanti sensi di colpa e tanti rimorsi che non stanno né in cielo né in terra, che sono figli della nostra psiche malata, e non ci facciamo i sensi di colpa e rimorsi veri dove dobbiamo farci. Ma all'inferno non è così, eh? All'inferno c'è la verità, tu non c'è la carità, ma la verità ce l'hanno la verità, te lo sanno benissimo che stanno lì per colpa loro. E questo li fa ancora di più soffrire, odiare e bestemmiare per tutta l'eternità. La dottrina sulla divina volontà tira proprio fuori veramente proprio la quintessenza della profondità della liberazione e mette l'uomo proprio davanti a una non ti puoi muovere davanti per forza, cioè tu puoi finire di non vedere, ma tu alcune cose se solo le ascolti non puoi dire non le sentire e non puoi dire non è vero. Io dico, sfido chiunque che di queste cose mi dice non è vero, alzi la mano, venga qui, dicendo non voglio e dica ti mostro il contrario tranquilli. Non si tratta di fare una violenza, perché la verità non fa violenza, la verità è verità, d'accordo? Si impone dolcemente, l'unica cosa che ti lascia libero è dire è così e a me non mi importa, questo sì, ma non di confutarla o di contraddirla, questo no. Noi non abbiamo il diritto di rendere infelice Dio, né di far piangere la parola, che già piange abbastanza. La sola non ti dà fare 5-6 paio del mese. Ma mi scopri che cosa per il mese non usare ancora il parola di Maria, tu lo vedi dalla mattina alla sera. Ecco, per dire, no? E la divinità continua a dire, rimanda il mandato. Eccola, stupendo. La salvezza dell'uomo deve contemperare due poli. C'è certamente la povera creatura che sta rovinata e che c'ha bisogno di aiuto. E la Madonna c'è sempre un cuore tenero nei confronti delle creature. Ma c'è però stanno c'è anche la divina giustizia e i suoi diritti. Di qualcuno una pezza ce la deve mettere. Il nostro Signore ci ha messo la grande pezza, ma noi sappiamo che la Madonna ci ha messo l'altra. E tutte le anime vittime, tutti i martiri, tutte le penitenze dei santi, il tesoro della Chiesa, le indulgenze, se continuano a mettere in continuazione. Qualcuno le pezze ce le deve mettere, d'accordo? Perché la divina giustizia, i suoi diritti, non si toccano. Non si possono toccare. Ecco, allora, siccome la Madonna ha messo molte pezze, diciamo così, questa espressione un po' non molto felice, sugli squarci della divina giustizia e conosce anche molto bene lui, è la persona più adatta a svolgere questo incarico. Sentite anche che bello, no? I modi amorevoli del parlare divino. La Madonna quando parla, quando è la Madonna vera, e lo si intravede insomma da tante sue manifestazioni, ha una delicatezza, una bontà, una tenerezza straordinaria, divina. E anche qui, a mano che una persona si avvicina al Signore e a Dio, alla Madonna, necessariamente cambia il modo, perché devono per forza diventare altri, non possiamo avere modi consolati. Questa è una cosa che progressivamente accade, no? Cioè, non si tratta di dire, se dico questa parola, è peccato mortale, è peccato veniale. Mi prega, se c'è una vulgarità, è peccato veniale, è peccato mortale. Poi te lo dico per lui, ma non c'è sta. Cioè, noi, un figlio di volere, acquisisce modi divini nel fare, modi divini. Per esempio l'uomo, urlare, gridare, non è un modo divino. La Madonna non ha gridato mai in vita sua, questo è sicurissimo, 100% mai. Un'imprecazione, un atto di non è un modo divino, quindi non si fa.
anzi sta un'attenzione, uno sforzo sempre continuo di, e quando, siccome non siamo come la Madonna, non ci abbiamo ancora, sai che se apri bocca fai danni, te la cuci e aspetti, usci, non parli, perché non parlare molte volte, anche se viene travisato, non è sinonimo di mancanza di carità, ma è super carità. Perché se dovessi parlare per dirti quello che tu dovrei dire, è meglio sto zitto. Questo bisogna capirlo. Poi le operazioni si fanno, poi se vengono capite o non vengono capite, o vengono fraintese, non fa niente. Ma non parlare, gli scritti di Maria Valtorta per esempio, no? Chi li ha letti? Io sono innamorato. Quante volte Gesù si trovava dinanzi a tante situazioni, cosa faceva? Faceva finta di non vedere, non parlava, grazie a Giuda. O mi ricordo benissimo una volta un fenomeno dinanzi a uno che ne stava dicendo tutti i colori, sta zitto una volta, sta zitto due volte, dopo comincia a provocarlo direttamente a lui e gli dice: te la volevo risparmiare questa moltiplicazione, ma siccome stai facendo così mi costringe a parlare, e gliene canta davanti a tutti. D'accordo? Quindi Gesù ha mancato la carità? No. Gesù a un certo punto, in quella situazione, ha dovuto, come dire, esercitare la carità della verità. Attenzione ai giudizi facili che noi facciamo delle situazioni, d'accordo? Attenzione. Quindi la cosa migliore sarebbe, come dice il Vangelo, non giudicare mai niente e nessuno. Quindi chiuse tutte quante queste parentesi, no? Quindi abbiamo queste due cose da contemperare, i diritti della giustizia divina e i diritti della creatura, diritti, le esigenze, le necessità della creatura. E qui abbiamo anche i modi amorevoli del parlare divino che la Madonna ha fatto completamente suoi e che devono diventare nostri, no? E poi la sua carità, io sono tra le vostre braccia. Io ci metterò anche la vita, anzi, se avessi tante vite per quante creature ci sono, le metterei tutte a disposizione. L'ora è vostra per portarle tutte sante nelle vostre braccia materne. E qui è di nuovo incredibile. La Madonna non sapeva, dice lei, questa è una cosa che sappiamo da tutta la tradizione della Chiesa, la Madonna ha saputo che sarebbe diventata madre di Dio il giorno dell'Annunciazione. Dio gli ha rivelato tutto meno che questo. E questo è anche un'altra cosa. Dio le cose non te le dice, datemi retta, mai prima del tempo, mai, mai. Dio ti dice solo quello che è necessario e te lo dice solo a tempo opportuno. Quindi quando un'informazione non ce l'ha, sono obbligato, e Dio non parla, vuol dire che quella cosa non si deve sapere, non è necessario sapere. Vi dico, su questa cosa Dio non smuove nessuno. Non lo smuove neanche la Madonna, perché la Madonna è perfettamente d'accordo con questa cosa qui, quindi non lavora per smuoverlo, non viene smosso nostro Signore, per nessun motivo. Eppure, pur non sapendo che sarebbe diventata madre di Dio, ci sentiva la doppia maternità. Cioè mi sentivo madre di Dio per difendere i suoi giusti diritti. Cioè, se voi sapete che le madri chiedono sempre i figli, no? Anche a sproposito. Oggi sempre a sproposito, quasi sempre a sproposito, una volta a proposito adesso mi sembra, però per le mamme, i figli non mi esce fuori, quindi la difendono sempre. E quindi io devo difendere, cioè mi sento madre di Dio perché devo difendere i suoi diritti, però mi sento anche madre delle creature perché devo portarle in paradiso, portarle in sangue, quindi questa doppia maternità. E sentite la motivazione, il volere divino che regnava in me non sa fare opere isolate. E mi portava Dio e tutte le creature di seguito. Cioè questa doppia maternità era direttamente connessa al volere divino operante in lei, che le consentiva di aprire gli orizzonti e abbracciare tutto, non solo i diritti di Dio e non solo la necessità di salvare le creature, ma entrambe. Questa è anche un'ulteriore spia del famoso equilibrio che si trova nel volere divino. Equilibrio. Ordine, che non pende mai da una parte. Io scherzando, ho ormai imparato che Dio non è né di destra né di sinistra. Dio è equilibrio assoluto, d'accordo? Vabbè. Signore, ci perdoni queste faccezie
Nel mio materno cuore sentivo il mio Dio offeso che voleva essere soddisfatto e sentivo le creature sotto l'impero della giustizia divina. Anche qui nostro Signore, per quanto devi operare, opera, che tu capisci o non capisci, non fa niente. D'accordo, quindi se ti arriva qualche bella crocetta che il nostro Signore te la manda perché lui sa il perché, tu ci capisci niente, te la manda lo stesso. Perché non è compito tuo spiegare perché, ma è compito tuo interrogarti sul perché. E quando cominci a interrogare, stai tranquillo che la luce del nostro Signore te la manda subito. Io vedo, lo dico da prete, che le persone che vogliono capire capiscono molto bene, ma molto molto bene quello che Dio ha operato con loro e anche il perché di tante tribolazioni, di tante prove, non per andare a indagare sui divini misteri, ma c'è un perché lecito, che è un perché che se Dio ti risponde è bene sapere, che tu capisca quale bene voleva Dio sortire in te attraverso quella offerenza, cosa voleva farti capire, quale problema voleva mostrarti, quale difficoltà voleva farti superare. Questo noi, se il Signore c'è, questo lo possiamo chiedere, se Dio non ce lo dice fa niente, ma magari ce lo facesse capire, perché vuol dire conversione. Ma anche se capisci, Dio fa lo stesso. La meditazione dell'altra mattina dice, amore, non fa niente che tu capisci, io faccio, se non lo fa. Che tu, fa niente. Piansi per te e per tutti ancora. Apri metà del mio pianto, andiamo verso la conclusione. Prendi le mie lacrime per smorzare la tua passione. C'è il rosario delle lacrime della Madonna. Ogni tanto nel mese di maggio si può anche fare, no? Per fare che la tua volontà perda la vita. E accetta il mio mandato, cioè che tu faccia sempre la volontà di tutte e tu. Siamo di Gesù e Maria.